Inaugurato un nuovo spazio per gli amici a quattro zampe nel quartiere di San Martino a Sanremo, nell'area ex Pontello, ma soprattutto recuperato con poca spesa. I cittadini a quattro zampe e l'ambiente in generale, ma comunque riteniamo che anche loro possano avere degli adeguati spazi per giocare, per divertirsi. Le abbiamo attrezzate e siamo molto contenti di essere riusciti a realizzare anche questa. Sinceramente inizialmente non pensavamo di riuscire a farne due, ma insomma adesso siamo soddisfatti. Come quella del lungomare Calvino, anche questa era una zona abbandonata ed ora è utilizzabile con l'amico Fedele. Sì, c'è molta attenzione da questo punto di vista e cercheremo di recuperarne anche delle altre. E questa comunque è una zona bellissima, un'area bellissima e mi fa piacere vedere che è già rivitalizzata, che ci sono già tante persone. È vero che i giochi sono stati recuperati da altre zone dismesse? Sì, anche in questo caso diciamo che cerchiamo di applicare anche tutti i principi dell'economia circolare. I cittadini vi fanno richieste di questo genere? Sì, questo è nato su delle richieste specifiche, queste come anche per i bambini, migliorare, recuperare i giochi e insomma cerchiamo con tutti i vincoli e i limiti che abbiamo comunque queste iniziative di portarle avanti. Assessore, queste aree per gli amici a quattro zampe sono aperte tutto l'anno, ora però si avvicina la stagione estiva, sono previste anche spiagge attrezzate per i cani? Sì, spiagge per i cani ce ne sono sicuramente due, ma adesso col nuovo bando per l'assegnazione delle spiagge, proprio qui a San Martino, nel punteggio ci sarà un criterio, ci sarà un punteggio maggiore, sono stati inseriti dei criteri anche di realizzare un'area cani o comunque di aprire spiagge per i cani. Saremo sempre più pet friendly. Sì, assolutamente, ma d'altronde sono così tanto adorabili e tengono così tanta compagnia e aiutano, abbiamo visto quando c'è stata la manifestazione al golf, aiutano i non vedenti, migliorano la vita di tutti quelli che insomma riescono ad avere un compagno di questo tipo e quindi perché non aiutarli e non pensare a loro.